Prova. Ok, allora per sentirsi si sente. Bene, allora ci siamo. Ciao Mirko. Ok, allora, ciao a tutti per il pilota vostro Cristian Ares, eccoci tornati ancora con la Formula 1 2020. Gran premio questo giro, ci facciamo le qualifiche e il gran premio. Ieri ho fatto le prove libere, trovate il video qui in memoria e poi eventualmente su YouTube che l'ho già esportato. Sono andate abbastanza bene. Il Gran Premio di Spagna è bello da guidare, mi è piaciuto veramente parecchio. Spero di fare una bella figura anche nelle qualifiche e di terminare e di andare a punti nel Gran Premio, quindi di non fare una brutta fine. Intanto non mi sto grattando il sedere, sto togliendo il portafoglio perché mi dà fastidio alla chapette, quindi non pensate male, ragazzi. Allora, direi di iniziare, andiamo, continuiamo la carriera scuderia. Ho spostato praticamente lo spot che c'è qua sotto dove indico praticamente gli altri canali, quindi Twitch, YouTube e Telegram, che probabilmente adesso lo vado a cancellare perché non lo sto praticamente più usando, perché così almeno vedete bene l'acceleratore. Non ho visto nel video che effettivamente poteva, cioè si metteva proprio davanti all'acceleratore e la cosa non mi garbava tantissimo. Intanto vedo che siamo in tre e grazie ancora perché ieri ho visto il video che è stato visto diverse volte in differita e mi piace un casino. Bravi ragazzi, se vi piace continuo, non è un problema, magari questi giorni posso fare anche le live delle partite online, poi se vi piace lo faccio. Intanto ciao Lia che è arrivata, direi di andare alle qualifiche, c'è il motore che non sta messo benissimo, quindi mi sa che con la prossima sessione, quindi settimana prossima, modifico delle parti del motore perché stanno per andare a tirare le cuoia. Spero che nelle qualifiche e nella gara non mi crei problemi, perché nella gara precedente, vabbè, a parte che sono stato buttato fuori perché sono stato tamponato e mi sono andato a schiantare, però già si sentiva che perdevo di potenza rispetto alle gare precedenti che filavo benissimo. Beh, che ho aumentato la difficoltà, però dai, si vede, si proprio sentivo la cadenza. Intanto diamo sulle qualifiche, alle qualifiche. Perfetto. Gran Premio di Spagna 2020. Qui ci dovrebbe essere anche il Mugello, non vedo di arrivare a Mugello. Ok, dai. È un tentativo unico come al solito, quindi la pista è libera, quindi direi di andare direttamente adesso, così almeno non mi trovo rottura di palle.
No, no. No, l'ultimo pezzo ho sbagliato le ultime tre curve, sono arrivato nono. Tanto ho sbloccato che c'è un'altra macchina. Perché a livello 1? Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Bottas, Verstappen e Sebastian Vettel. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Quindi vabbè, dai, sono andato un po' maluccio, 1,22,6, meglio però rispetto alle prove libere che facevo 1,23. Quindi però Bottas ha fatto 1,20, la Madonna, cioè ha fatto proprio un tempo tosto. Quindi Hamilton invece è quarto, Verstappen secondo, vabbè, vediamo. Ah, sono nono, spero di non far disastri. Avviamo la sessione e andiamo al Gran Premio. Peccato le ultime due curve, perché comunque stavo più o meno nei tempi. Beati Con te al volante sembra facile. Ai fan è piaciuto. loro, a me non è piaciuto. Sei soddisfatto della posizione sulla griglia per Sono felice domani? per essere stato avanti in griglia, avrò ottime possibilità per andare a punti. Il nostro lavoro dell'arbitro aerodinamica ha dato i suoi frutti, la squadra fatto un grosso lavoro, io guido la macchina e basta. Facciamo sono felice, perché comunque giusto. Di recente il team non ha investito nello sviluppo della macchina. Come mai? È molto costoso migliorare, questa power unit ha i suoi limiti. E vedi che è molto costoso. Ottimo, ed è tutto. Quindi ho capito che devo investire su qualcosa per migliorare, perché effettivamente vedo che sto perdendo. Vabbè, ripeto, ho anche aumentato la difficoltà, quindi può darsi che sia per quello che non ci ho fatto tanto caso. Come gare ribadite 4. Comunque rispetto al compagno di squadra, che non so quanto sia, però non credo che sia lì vicino, sto facendo decisamente meglio. Stessa macchina. Si sta mettendo un po' a caricare. Beh, penso potremmo definirla una buona qualificazione. Dovremmo avere buone possibilità in gara. Il Gran Premio di Spagna è un appuntamento fisso per la Formula 1 ormai da 30 anni ed è per una buona ragione. Ricordiamoci del dominio assoluto di Michael Schumacher durante il Gran Premio del 96 sotto una pioggia scrosciante. In quell'occasione ottenne la prima di una lunga serie di vittorie con la Ferrari. Ecco il circuito di Catalogna, una pista da 4 km 650 metri che richiede una deportanza efficace e coraggio da parte del pilota, specialmente lungo la curva verso destra numero 9, percorsa alla cieca e a tutta velocità. E naturalmente qui c'è anche Luca Filippi. Parliamo di Charles Leclerc, che ne dici? Quella della scorsa gara è stata una splendida vittoria. Riusciranno a tenere il passo questo weekend? È sempre bello iniziare il weekend di un GP alla grande, ma le aspettative si basano molto sulle prove libere e sulle qualificazioni. Anzi, sono Quindi la spinta di secondo, quelle sessioni che dovranno a cercare di quanto portare in pare. gara oggi.
Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Per quanto riguarda il resto della griglia, Vettel, Hamilton, Charles Leclerc e Albon, Sainz, Ricciardo, l'uomo di ghiaccio e Sergio Perez, Ocon, Stroll, Lando Norris e Gasly, Kvyat, Giovinazzi, Romain Grosjean e Kimi Raikkonen, Russell, Latifi, Deletra, infine Kevin Deletra, penultimo. Chissà chi tra questi talentuosi piloti riuscirà Deletra a arrivare oggi. È ultimo. Vabbè. Sono Alex, mi senti? Sì. Buona fortuna per oggi. Possiamo riuscire a finire fra i primi 10, quindi dai il 100%. Vabbè. Allora, prima di tutto devo cercare di non tamponare nessuno. Bene, in questo giro cerca di portare la monoposto in temperatura. Vogliamo anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce se ti è possibile. Questo qua è il giro di prova, quindi il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Ma che cazzo? No, aspettate, non ho capito bene che cazzo. Altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia, porta pazienza e... Volevo abbonarmi, non riesci? Te pareva. Attenzione. No. Cazzo succede? No. Virtual safety car, riduci subito la velocità, devi mantenere positivo in delta. Che facciamo? So che cazzo succede, scusate ragazzi. Era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi.
Qua perdo troppo. Punti per sorpassare, c'è soltanto il rettilineo. Da questo giro potrai usare il DRS, ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Raggiunto un livello preoccupante di usura nell'unità a combustione interna. Proviamo a ridurre i giri del motore. Sali di marcia in anticipo e poi scala più avanti. Usura su MGUK. Dobbiamo moderare la modalità di erogazione delle RS. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Dal tuo compagno di squadra è 12,8 secondi. Non riesco a recuperare niente, cioè quello che recupero lo perdo poi nel rettilineo, dove è l'unico punto che teoricamente posso sorpassare. Adesso sto perdendo proprio un casino, ho fatto delle cazzate, non riesco più a reggerla.
attacco dall'auto davanti, 2,2 secondi. Finestra del pit stop si è aperta. No, porco due. Ah. No, 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 no. Che succede? No, dai. Figa. Non riesco più a tenerla, porca la pupazza. Ah, devo arrivare a punti. Stiamo notando una perdita di potenza dal turbocompressore. Perdita di potenza del turbo. Adesso se ne sono accorto. Se con ciò la faccio ad arrivare a punti. Siamo gli ultimi. Veloce, veloce, veloce. Ah, mi sta cambiando pure il musetto. Dai, veloci. Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Vai, vai ora. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Riteniamo che la batteria sia un po' provata. Più è pesante il carico, minore sarà la... Lui è rientrato ai box. Lui ai box. Il distacco dalla vettura davanti è 2. Ah, ha danneggiato la macchina, porco 2. Sedicesimo, cazzo.
No. Abbiamo una strategia alternativa. No. DMF. Cazzo. Perso aderenza, io sono andato in culo. Ho rovinato tutto, porco cane. Dai, porco cane. Giovinazzi, pure mi sorpassa. No, che sono andato con cattiveria. Ah. Disastroso, disastroso, disastroso. Disastroso. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Ho fatto veramente danni su danni. Ho rovinato la qualifica, ho rovinato. Ma non reggo più, non si regge più sta macchina. Freno, tira dritto. Sorpasso, non va più la macchina, sorpasso. Andiamo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,1 secondi. Devo per forza rallentare in una curva dove dovrei andare al massimo. Ok, stiamo raggiungendo i limiti nominali di MGUH. La power unit sarà più incline a surriscaldamento. Dovevo cambiarla. Devo cambiarla. Non riesco più a tenerlo. Non riesco più a tenerlo. Riteniamo che la batteria sia un po' provata. Più è pesante il carico, minore sarà la capacità. Non riesco più a tenere la macchina, porco due. Tira dritto. Stato di avanzata usura, le prestazioni ne risentirà. Me ne sono accorto, zio. Stacco è 5,8 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri.
partita la macchina proprio. Sta sulla ghiaia. Sa che tra poco mi becco il sorpasso. Mi parte proprio la macchina, mi vado a sinistra, cioè non ha più aderenza. Distacco dall'auto davanti 7,1 secondi. Sembra di guidare una Ferrari. Adesso capisco Vettel e Leclerc. Devo per forza frenare, se no mi parte per la tangente. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Qua sorpasso, qua adesso mi sorpassa sicuro, non ho potenza, lo lascio andare, non è... Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una. Ma dai, hai fatto un corso accelerato? Parte la macchina. Ho tutto, ma non vado dietro, piuttosto mi schianto. Ma dietro a delle trasse no. Che amarezza. Qua ho sbagliato completamente la curva. Poi l'RRS non si carica per niente. Qua dovrei andare a pieno regime, invece no, devo per forza rallentare. Non ho capito, ma si danneggia solo a me la macchina, cioè. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Alcune informazioni su Ricciardo. Si sta ritirando dalla gara. Ok, comoda. Vabbè, almeno sono 18esimo. Però porco cane, da nono. Qua come va via? Non mi entra l'ottava. Bandiera gialla. Ok. Fai
Fai molta attenzione, bandiere gialle in pista. Non puoi sorpassare finché la situazione non torna alla normalità. Attendi le bandiere verdi. Ma tanto il distacco non riesco neanche a ravvicinarmi. 2,1 secondi. Che mi sta recuperando pure delle trust. Sei all'ultimo giro. Meno male. Non entra l'ottava. Il distacco del tuo compagno dietro di te è 4,5 secondi. Ha vinto Verstappen. No! Del motore è massimo, attenzione. Gara finita, fai attenzione alla macchina mentre entri. Che roba. Che è successo? Ciao Alex. Oggi la Red Bull conquista un'altra vittoria fantastica. Che gara di merda. Luca, vediamo un po', cos'è che... Ah, si è abbonata, ma non t'ho sentito. Però non è venuto fuori. Capitalizzare sugli errori altrui senza commetterne troppi da parte tua. E questo è un approccio. E neanche il follower di Alex non l'ho sentito. Scusate. In questo momento i piloti si stanno avvicinando al podio. Grazie a Lia e grazie ad Alex. La prestazione è stata impeccabile, tenendoci sulle spine dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni alla scuderia. Grazie ancora Alex. Allora, vediamo un po', mi sono perso qualcosina. Ma non so per quale motivo, ma è ritornato da che è iniziata da capo il pass, non so per quale motivo. Vediamo cosa è cambiato nella classifica. La merda. Dopo la gara di oggi, Valtteri Bottas passa al primo posto della classifica piloti, passando al pilota del giorno Luca. Su chi cade? Io 18esimo. Nessun altro meglio di lui, preciso, sicuro di sé, calmo. Non ho dubbi che lui e la sua scuderia festeggeranno a lungo questa prestazione. Beh, so che la mia valutazione peccato, si scontra con quello. Peccato. Ma credo che entrambi questi piloti si meritino un po' di attenzione. Oggi hanno brillato come non mai e sarebbe un peccato non anch'io Milano. Ora vediamo la classifica costruttore. La scuderia in testa conserva la prima posizione, ma i rivali guadagnano terreno. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Ottimo weekend per questa scuderia che avanza in classifica.
Dopo una gara del genere, il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Peccato. State con noi, perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Peccato, peccato. Andiamo avanti. Allora, cambio la power unit, perché effettivamente c'è stato un calo di prestazione impressionante. Posizione finale ho fatto schifo. Cioè, sono finiti i tempi in cui vincevo i Gran Premi. Poi ho danneggiato la macchina, quindi perderemo un sacco di cash. Perderemo un sacco di cash. Ma sì, ma non è tanto realistica come cosa. Hamilton che sta ammazzando praticamente il campionato. La scorso campionato si è pure ritirato, dai. Però vabbè, dai, teniamo conto che questa Formula 1 uscita con le caratteristiche dell'anno passato, quindi componenti usurati, uno dei più componenti sono usurati, quindi andiamo a vedere un po' intanto qua cosa ci dicono. Allora, si è danneggiato il motopulsore, andiamo qua. Facciamo una riunione di reparto di esistenza, perché qua veramente stiamo andando a schifo. Allora, a 3 giorni di visite, sto cazzo, scusate il termine. Dai, facciamo questo, poi basta, è finita. Le attività sono finite. Messaggi nessuna. Allora, struttura e aerodinamica, vediamo quanto cash ho. Allora, ho 6,89 milioni. Allora, facciamo ricerca e sviluppo. Questa cosa non ho ancora capita, quindi... Resistenza, monopulsore. Ah, potenza motore, dai, facciamo sto coso qua, perché che ne pensi di questo? Io direi un pochino sulla potenza, poi non so. Ah, gestione veicolo, guarda, qua è andato proprio. Direi di usare questo, però una perdita essenziale della potenza. Applichiamo questo nuovo componente, perché non ha senso. Anche qua ci becchiamo questo, quindi lo andiamo a cambiare. Questo lo andiamo a cambiare, perché non voglio continuare a far figure di merda. Questo lo teniamo per il momento. Questo lo andiamo a cambiare. E via. Il cambio, vediamo, il cambio per il momento ci sta. Assegnazione gomme per il weekend, vabbè, niente, continuo. Vabbè, lasciamo perdere quello. Allora, quindi teoricamente i componenti sono andati a cambiarli. Teoricamente, poi non lo so. Motopulsore, dai, vediamo se si può fare qualcosa qua. Potenza, dai, potenziamo, dai, su. Facciamo il grano. Non facciamo motopulsore, vediamo un po'. Personale, no, telaio, fabbricazione, controllo qualità, dai, facciamo pure questo, dai, tiriamo fuori il cash. Non
ti distrarre là va bene. Ok, facciamo questo, fabbricazione. No, non posso più fare niente, mi secco finito i soldi. Secco finito il money, ragazzi. Peccato perché stranamente siamo quarti nella classifica costruttori. Sono secondo, ragazzi, sono ancora secondo nella classifica mondiale. Mentre Bottas sta prendendo il largo, Hamilton che ha 74 punti, puoi tutto dire, Leclerc 81, vabbè, dai, l'Alfa Tauri una volta andata a punti, quindi va bene. Quindi nulla, ragazzi, io direi che per oggi si può concludere qua. È peccato perché la pista mi piaceva, però è finita schifo. Dovevo cambiare il processore prima nei prove libere, me ne ero accorto, ho detto dai, vediamo se resiste, non ha resistito, mi sono rovinato tutta la gara. Poi vabbè, io ho commesso qualche errore, ho tamponato, scusate se ho dovuto rifare tipo flashback, però onestamente non ci stavo, poi è andata a fine schifo lo stesso. Sì, adesso vendo casa e mi compro quel turbo compressore e finisce lì, così almeno cerchiamo di far concorrenza a qualche vettura. Vabbè, nulla ragazzi, io direi che ci siamo giunti ai saluti. Grazie ancora a Lia per l'abbonamento e ad Alex per i fall. E spero che vi siate divertiti, anche se la gara ha fatto un po' ebbrezzo, diciamo. Quindi nulla. Siamo giunti ai saluti, un saluto a tutti, belle brutte, vostro Cristian De Ares. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo live. Bella! Ciao Mirko!